Noi abbiamo triplicato gli stanziamenti della zona industriale. Da quando ci siamo insediati abbiamo trovato 12,5 milioni di euro, abbiamo portato lo stanziamento complessivo a 32 milioni di euro, grazie anche a 10 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Siciliana, motivo per cui ringrazio il Presidente Musumeci e l'Assessore Curano, grazie alla rimodulazione dei fondi del Patto per Catania che abbiamo effettuato qualche mese fa. Abbiamo quindi dato un segnale concreto all'interno di una zona della nostra città dove si produce oltre il 15% del PIL della nostra regione, che necessita di attenzioni maggiori rispetto al passato. Le condizioni di vita all'interno di quell'area e di vivibilità sono decisamente imbarazzanti per la condizione delle strade, dell'illuminazione, della segnaletica. Abbiamo già concluso alcuni interventi molto importanti all'interno di alcune vie della zona industriale, l'ultimo in via Anfuso, 1,3 milioni di euro di stanziamento. Ci sono altri cantieri già aperti, ce ne sono altri che si apriranno attraverso questo confronto con Confindustria, laddove noi abbiamo formalmente chiesto di ricevere priorità rispetto alle vie della zona industriale che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria. È un meccanismo che abbiamo già seguito con le municipalità, con le realtà del terzo settore, dell'associazionismo in senso ampio, dei club service. Noi crediamo nel confronto costante, crediamo che chi vive le problematiche giornalmente abbia competenze aggiuntive rispetto a chi poi deve fare delle scelte dal punto di vista amministrativo, e quindi saremo conseguenziali in tal senso. Sarà Confindustria, saranno i nostri imprenditori a darci le priorità, i soldi ci sono, finalmente avremo anche dei tecnici aggiuntivi all'interno di un contesto drammatico come quello del Comune di Catania, dove abbiamo soltanto due ingegneri, due architetti e 20 geometri su 2100 dipendenti. Abbiamo fatto sottoscrivere un contratto a 13 giovani laureati la settimana scorsa grazie a quello che ha fatto il ministro Brunetta, che ringrazio, ma soprattutto andremo ad assumere 70 nuovi ingegneri, avvocati, architetti, commercialisti grazie alla React EU con 4.910.000 euro di stanziamento, fortemente voluta questa iniziativa dall'assessore Parisi, che ringrazio, e quindi avremo per 3 anni queste nuove energie fresche fondamentali per rendere operativi anche questi progetti. Per quegli importi non era possibile fare la validazione di queste opere inserite all'interno dei 10 milioni di euro che la Regione ha destinato al Comune di Catania. Per poter fare il decreto di finanziamento della Regione occorreva la validazione dei progetti che il Comune di Catania ha predisposto con personale interno, e quindi è stato dato un affidamento all'ingegnere Bicera nel caso specifico, che entro una settimana, da quello che mi è stato riferito, completerà questa validazione, dopodiché si formalizzerà tutto a Palermo, si farà il decreto di finanziamento, e una volta avuto il decreto di finanziamento si possono bandire le gare entro il 31 dicembre del 2021. La normativa lo prevede, e in base alla normativa non era possibile all'interno del Comune di Catania procedere con questa validazione.